Eccellenza, culto, tradizioni in aree interne del nostro Molise, tradizioni storiche, tradizioni artistiche. La vetrina della fede qui a Salcito. Vedi, sono iniziative molto opportune perché ci richiamano alla vera cultura, che non è l'erudizione, perché ci può stare una cultura nobile anche fra persone che non sanno né leggere né scrivere. Che la cultura è portare valori nella vita, trasmettere valori nella vita. Ora, i nostri antenati, nella loro miseria, nella loro povertà, però, ci hanno tramandato delle opere d'arte. Le chiese più belle, più meravigliose, le hanno fatte con sacrificio, con amore. Quelle pietre, lì c'è proprio tutta la loro fede. Quindi, così anche la famiglia, i grandi valori della vita, insomma, del lavoro, dell'accettazione anche della sofferenza e di lottare contro le avversità senza scoraggiarsi. E questi sono tutti valori grandi che i nostri antenati hanno vissuto e hanno cercato di trasmettere. Noi purtroppo in questa società secolarizzata stiamo un po' annaspando, abbiamo benessere ma i valori non sempre riusciamo a scoprirli e a viverli, quindi queste iniziative sono molto importanti. Professoressa Pietravalle, da dove nasce questa iniziativa che si tiene nel centro storico, nella parte più vecchia di Salcito? Nasce soprattutto nella speranza che le persone di Salcito e poi gli ospiti, i visitatori, risalgano nel vecchio centro storico di Salcito, che in verità è un po' scomodo, però è molto significativo. È la cornice, diciamo, è ciò che rimane. Quindi solo una cornice, forse dentro il quadro non c'è più in quanto molte cose sono dirute, sono rovinate, però non si dispera di ritirarle su per la fruizione appunto di tutti. Quindi l'idea principale è riportare i salcitani nel cuore antico di Salcito, riportarli poi attraverso lo spirito, cioè attraverso oggetti che sono stati appunto manualmente lavorati, ottenuti da artigiani del passato, è il massimo, perché si riporta, diciamo, si unisce lo spirito in certo modo profano della vita che si vuole far tornare a svolgere nel centro qui alto, con appunto la vita dello spirito. Quindi mi sembrerebbe una buona iniziativa, io vedo che c'è tanta gente, quindi mi sembra che sia stata accolta e compresa per quello che significa. Cosa resta dei centri storici molisani e del patrimonio artistico? Ma noi in particolare in questa vetrina della fede esponiamo delle cose, diciamo, non di particolarissima importanza, perché ovviamente rimane aperta al pubblico, chiusa da una vetrata, però sempre visibile, quindi non è che possiamo mettere tesori. Però anche in queste cose non eccelse, diciamo, ci sono delle, come dicevo prima, delle cose interessanti, degli oggetti che hanno una valenza proprio anche locale. Il lavoro delle mani, il lavoro creativo delle persone, che oggi si è perduto perché è un po' tutto sostituito dalle macchine. Comunque, allora, ricordiamo ciò che c'è stato per godercelo anche oggi. Questo vale per l'architettura, vale appunto per le arti cosiddette minori, cioè appunto queste che dicevo prima, parati antichi, arredi, sacri, eccetera, e vale appunto per tutte quelle vestigia del passato, compresi anche i vecchi vestiti, i vecchi costumi che oggi poi faremo vedere anche nella sfilata, alcuni anche rifatti, ispirati alle antiche vestimenta del contado di Molise, cioè tutto questo serve a ricordarci da dove partiamo, perché soltanto così, come è stato detto più volte, sappiamo meglio dove vogliamo arrivare, cioè la memoria serve per essere più forti nel presente, che è molto difficile, e spero quindi che anche attraverso questa conservazione e manutenzione fortemente voluta dall'Associazione di More Storiche, che io come sezione Molise ho fondato qui e che appunto presiedo, ecco, si coltivi nel Molise lo spirito di questa
conservazione, ma non è che si conserva solo la pietra, la chiesa, la facciata, il palazzo, il contenuto, l'archivio, la lettera, la fotografia, si conserva la nostra anima che stava nei nostri antenati e continua con noi e continuerà con i nostri figli se Dio ci darà vita. Grazie. Va bene. Sindaco, tra le tante difficoltà che possono avere gli enti locali, gli enti periferici nella nostra regione, quali iniziative state adottando per rivalutare e conservare al meglio il centro storico di Salcito? Dunque, noi, come ricordava la Pietravalle, abbiamo iniziato questo progetto per il recupero del centro storico, iniziando dall'anno scorso con l'inaugurazione dell'antica farmacia. Quest'anno inaugureremo quest'altra mostra permanente di oggetti sacri della Chiesa. Per questo io ringrazio la Pietravalle, che è stata l'ideatrice, l'organizzatrice, e il Vescovo che ha dato a disposizione del Comune sia il locale che appunto questo materiale di appartenenza della Chiesa. E noi come amministrazione, diciamo, appoggiamo queste iniziative, però non è che possiamo pensare a grandi progetti, che con le nostre forze purtroppo facciamo solo queste piccole iniziative, sperando che vengano all'occhio di qualcuno un po' più potente di noi, che possa aiutarci a fare cose un po' migliori, diciamo. Oggi avevamo invitato il presidente di Stasi, però forse avrà avuto qualche impegno, non è potuto venire. Speriamo in una prossima occasione di averlo qui. È proprio mancanza di occasioni, tra l'altro, di lavoro e opportunità a scuola, opportunità culturali che mancano nelle aree periferiche del nostro Molise, quindi l'unione magari tra più amministrazioni, tra più enti locali può sovvertire una tendenza che porterà presto allo spopolamento totale delle aree montane interne della nostra regione. Sì, infatti questa è una questione troppo grande da poter affrontare da sole. Noi cerchiamo di entrare in tutte le iniziative che portano a questa unione, facciamo parte dell'Unione dei Comuni, 10 comuni, stiamo cercando contribuendo di mettere dei servizi, di gestirli insieme, diciamo, per avere un'economicità. Però, come ripeto, noi come comune non possiamo affrontare questi grossi problemi. Oggi, se veniva il presidente di Stasi, avevamo qualche proposta da porre alla sua attenzione, lo faremo presto. Recandoci noi alla regione, vediamo cosa si può proporre per questo paese. Va bene, abbiamo colto l'occasione per allargare. Non c'è.
Questa è la vita di Dio. Sì. Quindi Frinetta, sì, tutta la vita. Devi fare dopo, prima. Si vedi, Maria, tutta roba antica, vedi, tutti i paravani, i paramenti così antichi, vedi, tutto... Sì. Stangoletta Dorica, va bene. Non mi toccare, c'era. Facciamo ascoltare dei canti che appartengono alla tradizione popolare. Questa è venuta, l'hanno fatto da me. Se ti ho detto una bugia. Accidenti, entro domani dobbiamo assolutamente farli uscire di qui. Comincio a preoccuparmi seriamente, Sally. Avete qualche problema? Oh, mamma! Per favore, mamma, aiutaci. Tu conosci i gemelli che sono disegnati su questo libro, non è vero? Siamo disperati. Noi ci abbiamo provato, ma... Quel giovane elfo, amico di Polon, ha il potere di far avverare i desideri di chiunque voglia qualcosa con tutta l'anima. Allora è così che è imprigionato i gemelli. Ascolta, di solito gli uomini piangono quando si avvera qualcosa che vogliono ardentemente. Spruzzate quelle lacrime sul libro e i gemelli saranno liberi. Ma dovete trovare qualcuno che desideri una cosa molto, molto bella. È facile trovare persone che abbiano dei buoni desideri. Grazie, mamma, hai risolto il nostro problema. Non è facile come pensate. Comunque dobbiamo tentare. Sono della televisione. Può dirmi qual è la cosa che desidera di più al mondo? Vorrei...